Allora, il personaggio della settimana è Marco Francia. Ciao Ciao Marco, è un Daniele. grande piacere averti qua. Grazie a te Noto, è un piacere, un noto cantautore del locale di Cairo Montenotte, un amico. Ma se sei qua, Marco, è perché c'è anche un aggancio con il nostro mondo, che è il mondo sportivo. Però direi, se sei d'accordo, non lo svegliamo subito, parliamo un po' di attualità. Non posso non chiederti quanto sei soddisfatto del successo che sta avendo la tua canzone, Fantask, che ho visto che è arrivata addirittura ottava In una votazione online, nel cielo sì. di Fredda a livello nazionale, ottava in tutta Italia. Chiaramente penso non te lo saresti mai più aspettato. Non me la sarei aspettato e devo comunque, per essere onesti, ringraziare chi l'ha votata, perché comunque era un voto fatto comunque un po' dai tuoi Un po' sostenitori. tutti, diciamo, Tutti, l'abbiamo no, infatti mi votato. hanno dato tutti. E quello che ho detto anche forse quando c'è stata la bellissima serata che mi ha fatto la Parsi Città, che proprio l'affetto che ho sentito verso le mie canzoni, quindi anche un po' verso di me, sono state una delle cose sicuramente più belle di questa avventura che ho intrapreso negli ultimi anni con i miei pezzi, ecco, che è una passione che ho avuto da sempre. Ecco, noi ti conosciamo un po' tutti con una gran voce, no, un Troppo bravo. gran cantante, un buon chitarrista, ma non conoscevo personalmente questo tuo aspetto di paroliere. Ecco, Sì, quando è guarda, nata questa passione? proprio credo, se ricordo bene, che la prima canzone l'ho scritta avevo 13 anni, quindi proprio io infatti non sono un gran musicista, anzi, però appena ho imparato a fare due o tre accordi sul pianoforte o la chitarra, proprio mi è venuto male, ti dico 12-13 anni, da mettere delle parole su delle melodie che mi inventavo. E quindi è una passione che mi porto da sempre. E parlando un po' con chi ha questa, diciamo, questa hobby dello scrivere canzoni, quasi tutti mi dicono che è una cosa che ti Ti nasce nasce dentro. dentro da quando sei proprio quasi da, appunto, da piccolo, non è una cosa che poi vai a conoscere, è difficile, è una cosa che proprio ce l'hai dentro, una sorta di urgenza che ti viene da dire, devo scrivere qualcosa. Ecco, da do dove nasce Fantasque? Fantas nasce sicuramente dal ricordo, dalla nostalgia, visti i capelli bianchissimi. Quando appunto, come avevo raccontato già una volta, passando davanti al Fanta me lo sono visto raso al suolo ed è stato, lo sapevo che doveva essere abbattuto purtroppo, però quando l'ho visto è stato proprio un colpo e ha fatto sì che è tornato a casa proprio in pochissimo, poi l'ho aggiustata magari, però proprio il fulcro della canzone è nato in mezz'ora proprio, perché era. Sono solo andato a prendere parole e pensieri che Già in avevo mente, già in già in mente. mente, esatto. Ecco, tu hai citato prima quella magnifica serata al Teatro Che Bello in onore di Mattia Sì. Villardita, lo Spider-Man locale di Sì. Savonese. Ecco, in quell'occasione, quel noto cantautore barrazzino Emanuele Dabuono, che ha scritto quella bellissima Seveso, anche lì un collegamento con il calcio e Sportivo, sì. il mondo sportivo, ha detto un qualcosa che secondo me c'è un profondo senso di verità. Dove ti sei nascosto in tutti questi anni? O se ti sei, o ti No, sei tu che ti sei nascosto sì, bene, o no, sono gli altri che non ti no, no, hanno no, cercato? tutto merito mio, tutto merito mio. Colpa mia, nel senso, poi adesso non so cosa sarebbe successo se fossi, avessi provato a uscire un po' prima, però sicuramente io mi nascondevo volentieri. Perché, come dico spesso quando mi chiedono queste cose, scrivere una canzone non è come se fai, ecco, parliamo di calcio, fai 20 gol in un campionato. Sei buono, sei bravo. Se fai 100 metri in 10 secondi, di Sei nuovo bravo. sei. Una canzone sono sempre È cose che è molto soggettivo. soggettivo. E io ero molto, non ero molto sicuro, ecco, sicuramente non ero sicuro delle mie canzoni, mi sembravano carine, però dicevo, ma quindi non mi sono mai dato Troppo troppo peso. peso, esatto. E quindi me ne tenevo lì fino a che ho avuto dei, diciamo, dei pareri di professionisti. Quindi non amici, perché qualche amico me lo diceva, devo essere sincero, per onestà, che mi diceva, guarda, che anche amici musicisti, Non ti però mi dicevo, suonava. sono miei amici, cosa fai? Mi dicono, hai scritto veramente una scherza, no. E quindi non mi fidavo tanto, forse, dicevo, beh, me lo devono dire, ecco. E poi invece quando ho avuto qualche parere, diciamo, di professionisti, una masterclass con Bungaro, e poi quando ho avuto appunto il coraggio di andare a chiedere a Emanuele Dabuono di sentire un po' le mie cose,
questi pareri esterni di autorevoli cantautori e musicisti, allora mi hanno dato un po' di fiducia. Avevo bisogno di fiducia. Ecco, fantastica e bellissima, grazie. Ma a me quella che mi ha colpito veramente, quella, già la sera che l'ho sentita per la prima volta lì proprio al Teatro Che Bello, è Bianca. Bianca. Perché mi ha, in sol corpo mi hai aperto, come penso tutti quelli della nostra generazione, decine di cassetti della memoria, la focaccia di Costanza, la farinata di Luciano, il mitico Moretto. Ecco, come si riesce a scrivere una canzone così? Viene di getto oppure anche questa, oppure questa, è una cosa più studiata? No, questa Bianca come Fantasma sono proprio canzoni che nascono proprio un po' di getto, nascono proprio dai tuoi ricordi, da quello che hai dentro, da queste. Poi ovvio devi esserci un po' forse predisposto. Io per esempio ero nostalgico a 15 anni, quindi mi riesce facile. Ho questa malattia di essere un po'... Ieri mi sembra sempre più bello di oggi. Sei buona compagnia. Penso che sì, che siamo in tanti. E quindi un po' tutte le immagini che avevo messo in Bianca sono immagini che avevo in mente da tanto, o che comunque io colgo proprio perché mi viene distinto, mi viene naturalmente appunto come Ehi Gringo, hai una sigaretta di Giannetti, cioè, certo. L'abbiamo raccontato mille volte con i miei amici, no, di questi incontri con il mitico Giannetti. Oppure Bianca, questo era un personaggio affascinante. Poi magari c'è chi non l'ha... Io però quando la vedevo pedalare, questa signora, aveva un suo fascino, che allora poi metti magari... Sì. E quindi queste nascono abbastanza distinte. Ecco, all'interno di questa canzone, per venire un po' al lato sportivo, certo, della cosa, c'è questa frase che a me, me la sono scritta perché sì, è stata, secondo me, bellissima e che proprio identifica un periodo che era un periodo fantastico, non solo della, sì, nostra Cairese, ma proprio della nostra città, della nostra Cairo. Ecco, tu scrivi: Cairo sono io, sulle tribune del Rizzo, a tifare una squadra imbattibile come il tuo sorriso. Come quel giocatore imprendibile, ma che demonio, lo sai, si chiamava Antonio, e il riferimento è ovviamente ad Antonio Marcolini, che è stato per noi è stato il primo grande re. Il primo grande, Zolino, sì, e altri. Certo, però è vero che il re di Cairo è stato nominato lui. Ecco, tu poi, qui andiamo un po' al collegamento con il lato sportivo. Tu hai avuto anche la fortuna di affrontarli in campo, questi ragazzi, perché ti allenavi con la Juniores, esatto, in settimana con questi ragazzi, esatto, con, sì, questi campioni con loro. Ecco, che ricordo hai, Marco, di questo? Beh, ho un ricordo bellissimo e ovviamente da privilegiato, perché mi ricordo che in quel periodo per noi cairesi, quelle squadre, dico quelle partendo appunto, sì, anche quella della prima categoria per poi arrivare... Sì, dal 77 esatto, in poi. Sono state comunque squadre mitiche per noi. E quindi ne parlavi come adesso si può parlare quasi di, non so, di Ronaldo. Sì, erano, sì, diventati, sì, un, sì, po' dei... Dei e mitici. Io potevo andarci a giocare insieme, quindi io andavo a allenarmi con loro, ero uno spogliatoio con loro. Ed era veramente per un ragazzo tifoso della Cairese, appassionato di calcio, è stato veramente toccare... Il cielo, sì, io per esempio ricordo benissimo il primo allenamento che ho fatto con la prima squadra, dopo che appunto il presidente mi ha detto un allenamento a settimana con la prima squadra, il mitico Cesare Brin, grandissimo, che veniva a vederci sempre. Devo dire la verità che quell'anno veniva in casa, era sempre a vederci e a sostenerci. Entro in campo, partitella, non ero neanche riuscito a toccare la palla, tunnel di Miro Zunino. Il mio battesimo è stato subito un tunnel che mi sono rimasto le gambe aperte con Miro Zunino. E quindi sono ricordi però veramente, ecco, bellissimi. Marco, senza volerti incensare, perché non è il mio costume, no, anche tu non ce n'è. Eri un bel giocatore, tecnicamente, con dei bei mezzi fisici, sicuramente, e anche a livello tecnico eri un giocatore che sapeva dare del tuo al pallone. Non sei stato tanto fortunato dal punto di vista degli infortuni, perché, sì, diciamo, perché sei riuscito ad arrivare alla prima squadra, se non ricordo male, sì, nella stagione 89-90, esatto, 4 presenze e poi legamenti. A Varazze, mi ricordo che ho molto, come si può dire, quella settimana. Mi ricordo, eravamo allenarci qua e Lupi, il mister di allora, mi viene a dire: Marco, guarda che domenica a Varazze giochi tu, perché i titolari erano Teneggi e Rizzola. E però io stavo, diciamo, mi stavo impegnando e qualche cosa stavo facendo, e ho detto: giochi tu dall'inizio. Quindi la felicità
Però al Pino Ferro, no, Pino Ferro, Pino Ferro, 19 minuti, ma era stata una trasferta anche un po' maledetta, perché Rizzo e Zola si era rotto la clavicola dopo un minuto, mi sembra, e io dopo 19 minuti legamenti. Infatti c'erano Teneggi e Stefano Gaiero in panchina, dopo 20 minuti le due punte, diciamo, che erano in panchina sono entrate, perché erano tutte e due KO. Quindi sì, non è stato proprio, e da lì poi, a quei tempi soprattutto con un legamento crociato, sì. E ho fatto un po' lo zoppo. In preparazione di questa chiacchierata molto sì. piacevole, mi hai fatto avere una foto che è fantastica e che invito i nostri ascoltatori ad andare a vedere sul nostro sito, perché l'abbiamo messo ad accompagnamento di questo post. È una foto scattata a Rizzo, penso prima di un amichevole. Esatto, sì. E ci sono praticamente la squadra di quell'epoca, di quei campioni, e purtroppo ci sono anche tre personaggi importanti che non ci sono più, che ci hanno già lasciato. Uno è il mitico Oscar Tarigo, l'altro Giovanni Rando, autore del gol che valse la promozione C2, e l'altro era un ragazzo poco più giovane, poco più grande di te, Emanuele Scarcia. Sì, che venite a giocare anche con noi quell'anno lì nella che purtroppo se ne sono andati. Sì. Un ricordo per chiudere, un ricordo tuo su questa, cosa voleva dire per un ragazzino entrare in uno spogliatoio? Appunto, era una grandissima emozione sempre. Perché avevi uno spogliatoio con gente come Zunino? Era un'emozione, dovevi molto stare anche al tuo posto, sicuramente, anche se devo dire trattato veramente benissimo, nessun atteggiamento di vismo, di chissà che cosa, assolutamente. Però certo ti incutevano un certo rispetto, perché erano veramente giocatori di un'altra categoria confronto a me, e poi erano, se permetti il punto, idoli, cioè quelli che tu vedevi, io da ragazzino andavo a vederli, e poi grazie appunto a queste convocazioni, almeno negli allenamenti, negli amichevoli, mi ci trovavo a giocarci insieme. Quindi una grande gioia e un bellissimo ricordo, infatti sarò sempre grato al presidente Bri che mi aveva permesso di aggregarmi a questa squadra, a queste squadre, perché appunto erano più di una come allenatori, come rose, che mi hanno lasciato un ricordo incredibile, infatti. Perché ho parlato della Ghirea, perché oltre che da tifoso l'ho vissuto anche un po' più, diciamo, dentro il campo, ecco, quindi un ricordo bellissimo. Grazie mille Marco, grazie per la tua partecipazione, grazie anche di quello che hai scritto, perché ci hai permesso di riaprire, come ho detto prima, dei cassetti chiusi, e soprattutto ci hai fatto ricordare che Cairo, e permettimi di aggiungere anche la Cairese, come l'ultima frase della tua bellissima canzone, siamo noi. Siamo noi, assolutamente. Bocca al lupo per tutto. Grazie mille.